questi capelli che sembra proprio un cavaliere d'Arezzo. Mi apro. La compagnia teatrale Mon Hermanus presenta The Fabulous Journey, spettacolo di commedia dell'arte maschere allo spazio Seme di Arezzo. Questa voce traditora non mi vuol lasciar posare. Parla dell'umanità, dei tipi, dei caratteri umani. Sono caratteri universali che ritroviamo addirittura in tutte le culture. È per questo che la commedia dell'arte è ancora così viva e il pubblico partecipa con tanta passione, perché ci si ritrova in queste maschere. È la nostra storia, è sempre la nostra storia che si ripete. Lo spettacolo racconta la storia e le avventure dei commedianti Isabella Canali e Francesco Andreini, capocomici della Compagnia dei Gelosi, che portarono il teatro sino alla corte del Re Sole. Lo spettacolo è stato presentato in doppia lingua, italiano ed inglese. Francesco, maybe it's going to rain. You're right, Isabella. La cosa interessante e affascinante della commedia è che ha un'origine così forte, ha dei fondamenti così forti, che può essere ritrasmessa, può diventare moderna. Noi anche la vogliamo in commedia, certo non come si faceva 500 anni fa, è un'evoluzione. Ma è un'evoluzione che parte da radici molto molto forti. Sarà lo spazio Seme infine quest'estate ad ospitare un programma internazionale. Questo è il primo dell'estate, si tratta di una residenza artistica di una settimana dove sono presenti attori che vengono dall'Egitto, dal Libano, dal Canada, dal Nord Europa. Paradossalmente per l'Italia è qualche cosa che molto spesso non si considera, ma è molto amata e riconosciuta in tutto il mondo, quindi ci sono sempre più stranieri che vogliono venire in Italia proprio a studiare la commedia dell'arte. E una cosa sono sicuro, pagheranno il conto. Money! Money, 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 money